giorno di Mare Kamsic che torna da avversario, qui dove è nato e cresciuto calcisticamente, il giorno del riscatto per Brescia e Napoli che devono dimenticare le ultime due sconfitte in campionato. Lavezzi cercare lo spazio forse per calciare, prova il Poscio, la palla che finisce sul fondo, è sempre insidioso, sempre pericoloso quando prova la conclusione. Qui ci prova Sosa con il suo colpo di testa che è stato deviato però da Arcari. Lavezzi prova la conclusione, Arcari si distende e il Brescia riesce ad evitare anche il calcio d'angolo con Berardi. Pallone dentro, Caracciolo! Che occasione per il Brescia con il suo capitano! Cordova non tira in porta, scelta il cross per Caracciolo, in area di rigore, Caracciolo si gira! Seconda occasione per Caracciolo, palla alta! Prova Lavezzi, Lavezzi, conclusione ancora una volta alta, il Napoli su punizione non riesce a inquadrare la porta. Dossena rientra, mette il pallone in mezzo per Hamsik in area di rigore, Hamsik che cross, Lavezzi, Arcari riesce a salvare. Mette un pallone al limite, prova Sosa, grande conclusione al volo del Principito. Pass in profondità per Eder, attaccato da Cannavaro, in mezzo c'è Caracciolo, il cross per Caracciolo, in area di rigore, Caracciolo, palo! Palo clamoroso di Caracciolo che calciando male ha rischiato di segnare uno dei gol più rocamboleschi della sua carriera. Attenzione Temai, prova la conclusione, rimbalza sul terreno di gioco. Qui attento De Santis a non farsi sorprendere. Ancora Zuniga, spazio sulla destra, in mezzo Cavani, Hamsik e Gargano. Cavani! Conclusione sul primo palo che finisce al lato. Eccolo Cavani. Zuniga, vediamo se Temai riesce a trovare lo spazio giusto per il cross. Mette una gran palla in mezzo. Altra traversa del Brescia. Lavezzi riesce a mettere questo pallone sul secondo palo dove c'è Hamsik. Hamsik aggancia su un campo difficilissimo, mette il pallone in mezzo, Lavezzi! Lavezzi! Fa il regalo di compleanno a Maradona, 1-0 per il Napoli, Lavezzi! Qui Hamsik ha stoppato una palla su un campo impossibile, grande giocata di Hamsik, grandissima giocata, un assist delizioso per Lavezzi che non poteva fare altrimenti buttarla dentro. Un Napoli che ha vinto la terza